Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare ad affrontare Gohan Beast. In realtà per provare una nuova unità che vi aiuta sempre con l'Artificial Lifeform. E lo sapete ormai, quando esce un'unità che gioca in Artificial Lifeform, il metodo migliore per fare il suo showcase è andare a giocare contro Beast, perché è la missione che richiede l'Artificial Lifeform. Quello che andiamo a provare oggi è il nuovo Cell dal World Tournament, sia Global che JP, insieme al nuovo Gohan Eza, uscito veramente tanto tempo fa. È un PG abbastanza interessante, a prescindere dal fatto che sia un Eza del torneo, ok? A prescindere da quel fatto è un PG abbastanza interessante. Lo teniamo giusto un attimo in turno ora, perché Kid Buu là sotto si prende i colpi. Lo teniamo giusto un attimo in turno ora e intanto parliamo di quello che fa. Kit veloce, breve, è un PG torneo veloce, ok? Sì, lo sta debuffando. Attack Def 200%, Extreme Class Ki più 3, Attack Def 30 e un additional 10% Attack Def per chi è in Artificial o Tournament Participant. Additional Attack Def 100 se si è contro un Super. 6 milioni e 4 free to play ci stanno alla fine. Ok, è qua per buffare. E per tankare i pugni. Perché? Super Class Enemies Attack meno 20, Def meno 60, riduce il danno del 30% quando c'è un solo nemico. Se ce ne sono due, invece, lancio un additional Super Attack. La Special Massively Raises Attack Def per un turno. Diciamo che c'ha quelle passive belle, belle interessanti da PG torneo che vale la pena portare ad Eza. Non tutte le carte torneo sono buildate per essere portate ad Eza. Costa molti punti, soprattutto la top 2000 per farli tutti, quindi dovete decidere chi fare, ok? Dovete decidere chi fare. Io guardo sto Cell, leggendolo e basta, vi dico che lo potete fare. È un PG carino. Un PG carino anche... Dovete tenere conto di questo, è un free to play, ok? Quindi va bene, ci sta. Che cosa abbiamo? Abbiamo un buff, comunque 40% per alcuni extreme. Ok? Serve per, ovviamente, la missione più rompipalle, Artificial Lifeform. Quindi, se non l'avete ancora fatta, questo qua vi può dare una mano. Sotto sotto, diciamo che proprio per quello è carino. Buildato, ovviamente, buildato full evasione, non deve fare altro. Sì, fa Massively Raise Attack Def, ok, va bene. Deve evadere, in realtà, 30% di R, debuffa, buffa. Il suo scopo chiaramente è quello di buffare veramente, basta. Quindi lo si usa per buffare, deve evadere. Per quanto mi riguarda, la build è quella. Ok? Sì, quei 6 milioni sono veramente tanti alla fine dei conti. Sì, è da tenere in considerazione il fatto che sto Cell è un PG torneo. Cioè, è sempre da tenere proprio in considerazione, proprio perché i PG torneo non sono particolarmente interessanti. Ora, la cosa vera è che non linka con un cacchio di niente. Però c'ha BBB. BBB ce l'ha, eh. Quindi alla fine dei conti... ok. BBB. Non lo schifo. Non lo schifo. Non lo schifo. BBB è comunque... è utile per Cell Max, soprattutto. Quindi quello sempre comodo. È sempre comodo da avere, ok? Non lo posso schifare quello. È utile. Il resto, vabbè. Il resto è vabbè. I restanti link sono un po' meme. Nient'altro da dire. Sicuro meglio di Gohan. Sì, Gohan è un po' particolare. Non fa del tutto schifo. Anche lui comunque ha un buffer super con la stessa roba. Quindi non fa del tutto schifo, però... questo Cell è uscito di certo meglio. Quel Gohan non è un'opzione da dire ah, me lo devo portare perché mi aiuta per questa run, questa missione stupida. Questo invece, già solo per quello, è valido. Già solo per quella cosa è valido di suo, ok? Già solo quello mi basta dire che è un PG valido. Comunque, Artificial Lifeform è vero che ora è migliorata come missione ed è molto più facile. Però è sempre Artificial Lifeform. Cioè, se vi mancano alcuni di questi PG, Artificial Lifeform è comunque infernale. Quindi se vi può dare una mano, non fa schifo. Per come la vedo è proprio su quel punto. Se può dare una mano, allora non fa schifo, fine. Considerando... è dopo interessante con Cell Max.
Sì, dopo è interessante. Con Selmax è interessante. Il turno un attimino è interessante. C'è BBB come per Kid Buu. Vabbè, Kid Buu ovvio è un buffer più grande. Però gli dovrebbe... Se non sbaglio gli linka Nightmare. Nightmare gli dovrebbe linkare, no? Vabbè. La particolarità del voler giocare con i Buu è anche non poter attaccare con i Buu. La particolarità è quella. Abbiamo questa roba che dobbiamo combattere, diciamo. Dobbiamo combattere sta rottura di palle. Sta rottura di palle dobbiamo combattere. Va bene, ok. Vediamo giusto il prossimo turno. Non credo che voglio finire la run, pur quanto si faccia. Voglio giusto vedere con Selmax cosa può offrire, fine. Giusto quel turno con Selmax, buffa e via. Potevo tenere Kid Buu con tutta la sincerità. Potevamo tenere Kid Buu, sapete. Kid Buu era più interessante. Facevamo Kid Buu, Selmax. Era un turno più interessante, quello poco ma sicuro. Più che altro che non possiamo mai attaccare, sempre lì. L'unica rottura di palle di fare uno showcase qua sopra è quello. Yeah, divertente. Funny. Fantastico. Ancora? Grazie. Grazie. Allora, visto che la target non la potremo mai sfruttare, la sfruttiamo ora. La sfruttiamo ora, la target. Non mi interessa ora tirarla da Gone Beast. Non ne ho interesse. Quanti link sono? Nightmare First Battle. Nightmare BBB. Ok, va bene. Va più che bene. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Gli stiamo dando un attacco 15, attacco 25. Magari non farà troppissimo con 40% buff, però vediamo. Quanto carichi? 27. Ok. Chiaramente non è il buffer per Selmax, non è che ci va a linkare, però va bene. L'unica tortura è quella, più che altro. L'unica vera tortura è quella che non possiamo mai attaccare. È veramente una run terribile questa. Dite quel che volete, ma questa rimane una run terribile ancora. È più facile, sì, però tanto non posso mai attaccare. Che due palle. Che due palle. E non è entrato niente, vabbè. È una rottura di palle quello, cioè... Rimane più semplice, ma tanto è una rottura di palle a prescindere. Al momento direi Fit Buu ovviamente è molto meglio. Fit Buu è molto meglio di questo salto, però Fit Buu è anche un PG pullabile, vabbè. Confronto di un PG del torneo. Fit Buu è più interessante come ultimo artificial. Non ho ancora portato lo showcase, aspetterò, il video ce l'ho già pronto. Aspetto di rilasciarlo quando lo annunciano anche nel global. Appena lo annunciano nel global lo porto lo showcase. Tanto ormai il video ce l'ho e via, chi se ne frega. Sì, che due palle, lo so Dokkan, lo so anch'io. Lo so, è una tortura per tutti quanti per quanto mi riguarda, lo so. Sì, Active negata, la 18 negata, sì, ma lascia perdere quello. Anche sto turno, se non entrano gli add, è negato tutto. Lascia perdere. Quello che dobbiamo testare è come regge solo da Gone Beast. I danni di Selmax non è che avevo interesse vero e proprio. L'unica cosa che mi interessa è capire
come regge da Gombeast. Non tanto la special, però a prescindere lo possiamo anche guardare. Se non sbaglio, Gombeast era da beffabile. Che tortura. Che cazzo di tortura che è. Che fottuta tortura. Sentite, vediamo un po'. Cosa ci linka? Nightmare? Ah no, Shocking, ok. Vediamo come regge da primo. È vero che c'ha 200% il buff. Perde un attack def 100 al lancio. Quanta def ha? Ok, no. Rimane quello più che altro. Che questo qua alloccato primo, siete morti comunque. Se non avete Buint, siete morti. Fatevi un'idea di questo. Se ve lo trovate loccato primo contro Gombeast, siete morti anche se c'ha 30% di R. La special è quasi del tutto garantita. Ah, il pugno dopo l'ha tankato. Ammassively. Ci sta. Ammassively raises, quindi sì, ci sta quello. Vediamo se regge i pugni. Vediamo se regge i pugni. Deve solo reggere i pugni. L'importante è quello. Deve reggere i pugni. Deve solamente reggere i pugni. Se reggi i pugni va bene. Se reggi i pugni va bene per quanto mi riguarda. Posto. So già che crepa istantaneamente, quindi amen. Però se mi reggi i pugni va bene. C'ha 30% di R, 100% al lancio, all'attacco. 138. Da 138 dovrebbe arrivare a una difesa che i pugni di coso se li regge. Cioè l'importante è solo quello. Deve riuscire ad arrivare a una difesa che regge i pugni. La special non ce ne frega. Chi è loccato? Vabbè, vediamo se ci grazia. La vedo dura. La vedo dura. La vedo molto dura. Però vediamo. No. può tankare da prima. Ma ovvio che comunque ho detto che la build è da farlo full leva. Non ce l'avrebbe fatta. È troppo RNG vedere se ce la facciamo o meno. Perché qua ovviamente la mossa era attiva l'active, non ti fai colpire. Però io voglio vedere proprio... Reggi i pugni. Quello che mi interessa è quello. Reggi i pugni oppure no. Fine. No, vabbè, ma fidati, è un solo colpo. Calma. RNG, ma va bene. No, l'unico che fa danno è Butek. Tanto taglio sta parte del video perché... Uccidere non uccidiamo, quindi quello va bene. Non me lo deve loccare ultimo, fine. Non me lo deve loccare ultimo. Ok, va bene. Testiamo. Deve solo prendersi un pugno addosso. Devo vedere se lo tanca, fine. Ma vaffanculo. Ah, ovviamente ti attivi, non mi lasci. Che due palle, Doc. Oh. Fa zero di danno, calma. Ok, a posto, reggi pugni, a posto, reggi pugni.
Va bene, mi interessava solo quello. Mi interessava solo quello, giuro, giuro proprio. Mi interessava solamente quello. Reggi i pugni, a posto. Li regge, a posto allora. Li regge, quindi a posto. Reggi i pugni di Beast per questa missione. Ovvio, sperate che non venga loccato primo, perché quella non la regge chiaramente. C'ha 100.000 def per special, quindi non la regge. Reggi i pugni con il 30% di R e tutto, quindi sfruttate quello e basta. Sfruttate quello. L'unica cosa. Sfruttate quello e ce la si fa. Ce la si fa tranquillamente. Carino. Non è la prima scelta per questa missione. Non è la prima scelta per questa missione, chiaramente. Preferisco altri PG come Fibu e altra roba. Però è utilizzabile. Aia. F. Raga, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Abbiamo provato questo Celtec del World Tournament ad Ezza. Vale i punti. Con tutta la sincerità, sì, potete portarlo ad Ezza tranquillamente. Se non avete opzioni migliori anche per l'artificiale, la dovete ancora fare, ne può valer la pena. Ci sono PG migliori di lui, assolutamente, però ne può valer la pena. Detto questo, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.